Oggi lavoreremo insieme questi guantini con la tecnica del Bosnian crochet. Hanno il punto elastico sul polso, il buco per il pollice e vedremo anche come fare la separazione delle dita. Ma non perdiamo altro tempo e mettiamoci all'opera. Per questo progetto ci serviranno un filato di lana grosso da lavorare con un uncinetto da 8-10 mm, un uncinetto da 8 mm, una forbice, un ago da lana e dei segnapunti. Cominciamo i guanti lavorando il polsino, quindi il punto elastico. E qui io vi darò come schema un'altezza di 6 punti. Voi vedete a seconda di quanto volete alto il polsino quanti punti montare. Cominciamo lavorando un nodino iniziale e per questo facciamo un'asola con sopra il filo che va verso il gomitolo, lo passiamo sotto e lo tiriamo fuori con l'uncinetto. E lavoriamo 6 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E questa è l'altezza che avrà il polsino. Se la volete più alta, aumentate le catenelle. Lavoriamo una catenella in più e girando il lavoro lavoriamo su questo filo dietro della catenella partendo dalla seconda catenella dell'uncinetto qui e lavoriamo punti bassissimi 1 2 3 e 6. Lavorata la riga 1, facciamo una catenella e dalla riga 2 alla riga 21 lavoriamo come segue. Righe di punti bassissimi prendendo solo la mezza catenella dietro. Quindi questa è tutta la catenella del punto, prendo solo la mezza catenella dietro, così. E lavoro un punto bassissimo. E vado avanti così dalla riga 2 alla riga 21. Una catenella, giro il lavoro e ricomincio. Ricordatevi che dovete verificare di avere sempre 6 punti in ogni riga. Lavorate le 21 righe abbiamo questo. Per me è lungo circa 14 cm, che è proprio la misura giusta del mio polso. In realtà se lo metto intorno al polso lo devo allargare un po' per arrivare a girare intorno a tutto il polso, ma è proprio quello che vogliamo, e cioè che il punto elastico funzioni. Quindi per voi, per ognuno, misurate di quanto avete bisogno e quanto è il vostro lavoro. Potrebbero non essere 21 giri, in ogni caso lavorate un numero dispari di giri. E adesso vediamo come chiudere in cerchio il lavoro. Lavoriamo un'ulteriore catenella, giriamo il lavoro e lo appaiamo portando davanti l'inizio del lavoro. Queste sono le catenelle di inizio lavoro. Queste sono le catenelle della fine dell'ultimo giro. Attenzione perché qui ci sono un sacco di punti che sembrano catenelle, anche sul davanti qui sembrerebbero catenelle. In realtà questa è la lavorazione. Le catenelle dell'ultimo giro sono queste. E andiamo a lavorare un ultimo giro di punti bassissimi prendendo il filo dietro, solo il filo dietro del lavoro davanti e solo il filo dietro del lavoro dietro. Quindi attenzione a quali sono le catenelle, sono quelle dietro e prendiamo la mezza catenella dietro e lavoriamo 6 punti bassissimi. E 6. Lavorati 6 punti, lavoriamo una catenella e giriamo il lavoro. E vedete che sul dritto si è creato proprio un punto elastico che simula proprio la maglia, quindi i dritti e i rovesci. Se lavorate con due colori, questo è il momento di cambiare colore. Quindi prepariamo il nuovo filo con un nodino iniziale, reinfiliamo l'uncinetto nel filo con cui stavamo lavorando, prendiamo un nuovo filo
e lo portiamo fuori e tiriamo il vecchio filo in maniera da chiudere la catenella. E cominciamo a lavorare un giro di punti bassissimi solo dentro quelli che sembrano i dritti, diciamo, quindi dentro questa V, dentro qui, cominciamo a lavorare il primo punto bassissimo. Così, e dentro ognuno di questi punti ne lavoriamo due. Quindi due su questo, salto quelli che sarebbero i rovesci e lavoro sul dritto successivo, quindi questo, su questa V. Entro nella V e lavoro qui due punti bassissimi, uno e due. E continuo così per tutto il giro. Quindi, lavorato il primo giro, cominciamo con i successivi. In tutti i successivi giri del guanto lavoreremo solo nella mezza catenella davanti. Quindi finora abbiamo lavorato nella mezza catenella dietro per fare il punto elastico. Da adesso in poi lavoreremo sempre e solo nella mezza catenella davanti. E lavoriamo sempre punti bassissimi. Segniamo l'inizio del giro con un segnapunti e lavoriamo un punto in ogni punto dal giro 2 al giro 4. Lavorati i primi 4 giri, vi consiglio di provare il guanto per vedere che entri effettivamente e che sia giusto della vostra misura. Se dovesse essere un po' troppo grande o un po' troppo piccolo, potete cambiare l'uncinetto, quindi di un punto più grande o di un punto più piccolo. Se invece è molto piccolo o molto grande, vi consiglio, come abbiamo detto prima, di variare i punti già dal polsino. Per contare i giri in questo tipo di lavorazione, possiamo contare queste barrette che si formano. Quindi per contare i giri contiamo 1, 2, 3 e 4. Abbiamo lavorato 4 giri. Nel quinto giro cominciamo a lavorare anche con il secondo colore. Se usate un solo colore, proseguite con questi giri fino al giro 11, quindi lavorate altri 7 giri come quelli che abbiamo appena lavorato. Se invece lavorate a due colori, seguite lo schema. Nel quinto giro lavoriamo un punto con il colore verde, o comunque quello che per voi è il secondo colore. Quindi prendiamo il secondo colore e lavoriamo un punto con il verde e 3 punti con il blu. Quindi riprendo il blu e lavoro 3 punti con il blu. 1, 2, 3. E ripetiamo, un punto con il verde e 3 punti con il blu. 1, 2, 3. E per la terza volta un punto con il verde e 3 punti con il blu, ma questa volta lavoriamo anche un aumento. Quindi 3 punti con il blu li lavoriamo così. Un punto, 1, e nel secondo punto lavoriamo 2 punti, quindi un aumento. E abbiamo lavorato i 3 punti blu. E ripetiamo questa sequenza un'altra volta per terminare il giro. Quindi un punto verde, 3 blu, un punto verde, 3 blu, un punto verde e 3 blu con l'aumento. Rivediamo insieme come lavorare gli ultimi 3 punti blu con l'aumento, quindi il primo lo lavoro normalmente, 1, e il secondo e il terzo li lavoro in un aumento nell'ultimo punto, 1 e 2. E così termina il quinto giro. Nel sesto giro, la ripetizione che ripeteremo è 2 punti con il verde, quindi prendiamo il filo verde, e lavoriamo 2 punti con il verde sempre e solo nella mezza catenella davanti, 1 e 2, e rimettiamo sempre il segnapunti e 2 punti con il blu. Uno
e 2. E proseguiamo così per tutto il giro, due punti con il verde, due punti con il blu. Nel settimo giro la ripetizione che ripeteremo è un punto con il verde e tre punti con il blu. 1, 2 e 3. E continuiamo così, un punto con il verde, tre punti con il blu per tutto il giro. 1, 2, 3. Nell'ottavo giro lavoriamo solo con il blu, punto su punto. Nel nono giro lavoriamo 10 punti, 1 e mettiamo il segno punti, 2, 10 e una diminuzione. Per la diminuzione prendiamo le mezze catenelle davanti dei due punti successivi e portiamo fuori il filo. E ripetiamo 10 punti, una diminuzione. Nei giri 10 e 11 lavoriamo sempre con il blu punto su punto. Nel dodicesimo giro creiamo il foro per il pollice. Quindi in un guanto faremo il foro da questa parte e nell'altro guanto lo faremo da questa parte, in maniera che il rovescio del lavoro rimanga sempre nel palmo della mano. In uno dei due guanti lavoriamo 4 punti, 1, 2, 3, 4, rimettiamo il segno punti, poi lavoriamo una catenella e saltiamo 4 punti di base, 1, 2, 3, 4, e dal quinto ricominciamo a lavorare punto su punto fino alla fine del giro. Per l'altro guanto lavoriamo 15 punti, 1, 2, 3, 11, lavoriamo una catenella, saltiamo 4 punti di base, 1, 2, 3, 4 e lavoriamo l'ultimo punto. E in questo modo creiamo il foro per il pollice. Provate a vedere se è della vostra dimensione, altrimenti potete fare una catenella in più o saltare un punto in più sotto o uno in meno. Dal tredicesimo al quindicesimo giro lavoriamo punto su punto con il blu. E quando arriviamo alla catenella lavorata per il pollice la lavoriamo normalmente come un punto. Nel giro 14 riprendiamo il filo verde che non abbiamo mai tagliato e lavoriamo tutto un giro con il verde. Ed ora lavoriamo altri tre giri con il filo blu, punto su punto. Nel prossimo giro creiamo questo, quindi la separazione delle dita. E per fare questo dobbiamo mettere il guanto, sia il destro che il sinistro, e con i segnapunti segnare dove vogliamo che vengano le separazioni delle dita, il punto davanti e il punto dietro. Una volta piazzati i segnapunti, togliamo il guanto. In questo momento possiamo anche tagliare il filo verde. Se volete, per essere certi di non perdere i punti, potete segnare sia il punto davanti che il punto dietro, ognuno con un segnapunti. Vediamo come lavorare il giro successivo. In questo ultimo giro lavoreremo così. Lavoriamo un punto in ogni punto e nella parte del palmo, quindi sarà diverso dal destro al sinistro, ma in ogni caso considerate la parte del palmo,
Nella parte del palmo lavoriamo un punto in ogni punto e dove c'è segnapunti lavoriamo un aumento, quindi due punti nello stesso punto. E nel secondo punto rimettiamo i segnapunti. Un punto in ogni punto e dove c'è il segnapunti facciamo un aumento. E nel secondo punto mettiamo il segnapunti. Un punto e un aumento. E nel secondo punto mettiamo i segnapunti. Ora lavoriamo un punto in ogni punto. Qui siamo nella parte del dorso della mano, quando arriviamo ai segnapunti, togliamo segnapunti, prendiamo la parte davanti di questo punto e la mezza catenella dietro del punto dietro, quindi quella che avevamo segnato col segnapunti e lavoriamo un punto bassissimo. In questo caso particolarmente non tiriamo. Lavoriamo un punto normalmente e dove c'è il segnapunti lavoriamo la mezza catenella davanti e la mezza catenella dietro. E lavoriamo un punto bassissimo. Lavoriamo il punto. E per l'ultima volta lavoriamo la mezza catenella davanti del punto davanti e la mezza catenella dietro del punto dietro. Ed ora lavoriamo gli ultimi punti fino ad arrivare nella parte del palmo della mano. E così termina il guanto. Nell'altro guanto la situazione sarà invertita, troverete prima il dorso e poi il palmo, ma non cambia niente. Fate la stessa cosa, fate gli aumenti nella parte del palmo e poi chiudete le dita nella parte del dorso. Arrivati nella parte del palmo della mano, facciamo un ultimo punto, una catenella di sicurezza e tagliamo il filo. Rivoltiamo il guanto sul rovescio e saldiamo i fili. Infiliamo i fili in un ago da lana e li nascondiamo attraverso la lavorazione. E tagliamo. E una volta saldati tutti i fili, questo è il risultato finale. I guanti, come abbiamo visto, sono uguali da fare, l'unica accortezza è il buco per il pollice, che in un guanto lo facciamo da una parte e nell'altro ovviamente lo facciamo dall'altra. E poi la creazione delle dita, ma questa cosa vi assicuro è molto più facile farla che spiegarla e vi verrà benissimo. A me è piaciuto molto fare questa cosa perché il guanto resta più fermo e più aderente alla mano. Sono caldissimi e morbidissimi e io spero tanto che li rifacciate e che mi facciate vedere le foto dei vostri lavori. Sapete che potete postarle nella mia pagina Facebook Uncinettando Crochet in Love e aspetto anche i vostri messaggi per sapere se vi sono piaciuti e di che colore li farete voi. Vi ricordo di iscrivervi al canale e di mettere un bel like se il video vi è piaciuto. Nel frattempo vi mando un caldo abbraccio, un bacio e ci vediamo alla prossima. Ciao!